Quindi una introduzione sulla riforma Madia, in particolare sul principio della semplificazione e sulle misure contenute nella riforma in materia di semplificazione. Do qualche breve elemento per descrivere nel complesso la riforma. Come sapete, la riforma ruota intorno ad una legge, la legge 124 del 2015, che è una legge che contiene molte deleghe legislative, 14 deleghe legislative, alcune delle quali multiple, quindi che hanno dato luogo all'adozione di diversi decreti legislativi. Un paio non sono, anzi tre non sono state esercitate, cioè quelle in materia di costi delle intercettazioni telefoniche, quelle in materia di dirigenza amministrativa e quella in materia di servizi pubblici locali, queste ultime due a causa di una sentenza della Corte Costituzionale. Le altre, qualcuna è stata esercitata solo in parte, in particolare quella in materia di organizzazione amministrativa dell'articolo 8, per la quale sono stati adottati alcuni decreti legislativi, ma parti importanti non sono state esercitate. Quindi però nel complesso sono stati adottati circa una ventina di decreti legislativi, gli ultimi dei quali stanno per essere approvati definitivamente dal Consiglio dei Ministri, quindi il quadro si sta completando. La legge è divisa fondamentalmente in tre parti. La prima parte è quella che ci interessa maggiormente, perché è quella che contiene le norme in materia di semplificazione e le deleghe in materia di semplificazione. Parliamo oggi, parlerete nei prossimi seminari. Però in realtà il principio di semplificazione è rilevante anche per le altre due parti della legge, cioè quella che riguarda più l'organizzazione amministrativa, l'ampia delega in materia di organizzazione di cui parlavo prima, e anche alcune altre misure relative a determinate categorie di amministrazioni, commercio, ricerca e così via. E la terza parte della legge, che contiene invece deleghe per il riordino normativo di alcuni settori. Perché dico che anche per queste altre due parti è importante il principio della semplificazione? Perché in materia di organizzazione amministrativa, uno degli obiettivi che la legge si è data è quello di semplificare un po' la vita anche alle amministrazioni. Diciamo che la prima parte della legge contiene misure di semplificazione, nel senso di semplificazione a favore dei cittadini, dei privati, però la legge mira anche un po' alla semplificazione a favore delle amministrazioni stesse, perché molte discipline, soprattutto discipline recenti, hanno appesantito un po' il carico di lavoro delle amministrazioni. Pensate alla disciplina della valutazione dei rendimenti pubblici o alla disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, che ha imposto molti adempimenti in termini di piani, programmi, pubblicazione di informazioni, raccolta di dati, documenti, eccetera. Uno degli obiettivi di questa seconda parte della legge è quello di semplificare un po' la vita alle amministrazioni, per esempio riducendo gli obblighi di pubblicazione e limitando il numero di piani e programmi che devono essere adottati. E lo stesso per quanto riguarda la disciplina del pubblico impiego, a cui si riferiscono due dei decreti che sono ancora in corso di adozione, che modificano il testo unico del pubblico impiego e il decreto 150 del 2009, i quali hanno un po' l'obiettivo appunto di semplificare questi processi e anche di dare un po' una certa maggiore flessibilità alle amministrazioni nella gestione del personale, nella programmazione del loro fabbisogno di personale, eccetera. E ovviamente un obiettivo di semplificazione c'è anche nella terza parte della legge, che riguarda la semplificazione normativa, cioè contiene alcune deleghe per il riordino di determinati settori, che sono appunto il pubblico impiego, per il quale non si avrà un nuovo testo unico, ma si avrà un intervento sul testo unico vigente, oltre che, come dicevo, sul decreto 150 del 2009, nonché altre due deleghe relative al riordino delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni,
quella di cui, come dicevo prima, che non è stata esercitata in materia di servizi pubblici locali, e quella che invece è stata esercitata in materia di processo contabile, processo dinanzi alla Corte dei Conti. Tutti questi sono settori in cui la semplificazione è stata declinata, diciamo, come semplificazione normativa, come riordino e semplificazione, accorpamento delle norme, coordinamento delle norme vigenti. Però oggi ci concentriamo, cerco di avvicinarmi un po' al microfono, oggi ci concentriamo soprattutto, spero che adesso si senta meglio, ci concentriamo soprattutto sulla prima parte della legge, sulle misure in materia di semplificazione. Prima vi dico un po' i principi fondamentali a cui la legge nel suo complesso tende gli obiettivi che si propone, per poi concentrarmi appunto sugli istituti di semplificazione che sono contenuti nei primi articoli della legge. Quali sono i principi, gli obiettivi di fondo a cui tende la legge? La legge non vuole riformare radicalmente, modificare radicalmente la pubblica amministrazione, non c'è un nuovo modello di amministrazione, un nuovo paradigma, come se tutto dovesse cambiare. La legge è un po' un'opera di manutenzione straordinaria che interviene su alcuni settori importanti per correggere la rotta, per correggere alcuni difetti, sulla base dell'idea della riforma permanente, diciamo, del continuo adattamento e non della riforma epocale. I principi quali sono? Innanzitutto quello della modernizzazione, che viene intesa innanzitutto come digitalizzazione, e da questo l'articolo 1 della legge, che è quello che prevede l'introduzione di forme di la revisione del codice dell'amministrazione digitale per modernizzare la pubblica amministrazione, soprattutto nel senso di attribuire nuovi diritti ai cittadini nei confronti diritti digitali, cioè possibilità di fruire di servizi stando a casa, a distanza, con le possibilità offerte dalla tecnologia. Da questo punto di vista, molte altre cose sono state fatte negli ultimi anni, anche senza bisogno di previsioni normative o con un limitato bisogno di previsioni normative, cose come il sistema pubblico di identità digitale, l'anagrafe nazionale della popolazione residente, che sostituirà o integrerà le analisi gestite dai comuni, il fascicolo sanitario elettronico, le norme in materia di pagamento delle pubbliche amministrazioni, e così via. Quindi, da questo punto di vista, l'idea è di far funzionare le amministrazioni, fare utilizzare il più possibile le ultime tecnologie da parte delle amministrazioni. Il principio della digitalizzazione è molto utilizzato anche dalla disciplina della conferenza di servizi, su cui ci concentriamo fra un momento. Un secondo principio è quello della principio, è un obiettivo a cui tende la legge, è quello della certezza nei rapporti fra amministrazioni e privati, l'affidabilità da parte dell'affidabilità delle amministrazioni nei confronti dei privati. Da qui, come dire, le decisioni delle amministrazioni devono essere qualcosa su cui il privato, i cittadini devono, le imprese devono poter contare anche sulla loro stabilità. Da qui, per esempio, norme come i limiti temporali, i limiti massimi al potere di autotutela, sono state, come sapete, modificate le norme sull'annullamento d'ufficio e sulla revoca della legge 241 del 90, ma un obiettivo di certezza sta anche alla base, da un lato, della riforma del silenzio assenso, della segnalazione di inizio attività di cui parliamo fra poco, e dall'altro anche le norme sul silenzio assenso tra amministrazioni, a cui sarà dedicato uno dei prossimi seminari. Un altro obiettivo importante a cui la legge mira è quello che è connesso al valore della certezza, c'è anche il valore della responsabilità nei confronti delle amministrazioni, nei confronti
dei privati, dei cittadini e delle imprese, le amministrazioni, responsabilità nel senso di capacità delle amministrazioni di rispondere, di essere, di mostrare, di essere trasparenti, di far conoscere il modo in cui operano ai privati, che quindi all'idea di controllo diffuso, di controllo dei privati nei confronti delle amministrazioni, e da qui ovviamente le norme in materia di trasparenza, le quali sono sì norme che l'intervento sul decreto 33 del 2013 tende a semplificare gli oneri in capo alle amministrazioni, però introduce anche, come sapete, il principio dell'accesso generalizzato di tutti i cittadini, anche se pur riducendo gli obblighi di pubblicazione, quindi con l'idea di responsabilità che naturalmente è alla base anche di altre norme come la norma sul silenzio assenso tra amministrazioni, che in qualche modo servono a costringere le amministrazioni ad assumere le proprie responsabilità, dando un significato alla loro inerzia, le norme sul processo davanti alla Corte dei Conti, eccetera. Un altro dei fili conduttori della legge è quello della regolazione dell'autonomia delle amministrazioni, sia dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa che dal punto di vista del pubblico impiego, della gestione del personale. Spesso le amministrazioni godono di autonomia dove quell'autonomia non è poi tanto necessaria, per esempio nella gestione degli acquisti o nella gestione delle procedure concorsuali, mentre non godono dell'autonomia che serve, per esempio nella programmazione delle risorse necessarie, delle figure professionali, e da questo punto di vista quindi la legge tende un po' a ricalibrare le diverse forme di autonomia. Un altro tema importante che è alla base di diversi interventi, quello in materia di società partecipate, quello in materia di servizi pubblici locali, quello in materia di silenzio assenso e segnalazione di inizio di attività, in generale regimi amministrativi delle attività private, è il tema del rapporto fra amministrazioni pubbliche e attività di impresa, dove in qualche modo c'è nella legge un certo favore per l'attività di impresa dei privati e quindi un certo sfavore per l'attività di impresa svolta dalle amministrazioni pubbliche, che emerge soprattutto dal testo unico sulle società partecipate, che limita la possibilità delle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di impresa, mentre in qualche modo i diversi interventi cercano di agevolare l'attività di impresa svolta, l'iniziativa economica dei soggetti privati. Bene, direi che questi sono un po' i problemi, gli obiettivi fondamentali. Come dicevo all'inizio, siamo alla conclusione del processo legislativo, nel senso che il quadro normativo si sta delineando. Per quanto riguarda la semplificazione, in realtà il quadro normativo è già definito, adesso quindi comincia la vera riforma, che è quella che è data essenzialmente dall'attività di attuazione e di implementazione, in cui il ruolo del legislatore è meno importante, il ruolo delle amministrazioni è molto più importante. Veniamo più specificamente quindi al tema della trasparenza, scusate, della semplificazione. Diciamo, il contesto in cui ci muoviamo è una situazione in cui le amministrazioni pubbliche sono viste come fattori di complicazione, fattori di ostacolo allo svolgimento delle attività dei privati. Abbiamo troppe norme e abbiamo, ovviamente, appunto, la responsabilità non è soltanto delle amministrazioni, ma in gran parte del legislatore in primo luogo. Le norme sono troppe, sono spesso di difficile interpretazione, disegnano procedimenti troppo complessi, con troppe amministrazioni che intervengono nei procedimenti, con difficoltà nei meccanismi di coordinamento, come la conferenza di servizi, che si è sviluppata nel tempo con una disciplina sempre più complessa, ma sempre difficile da far funzionare.
L'impressione che hanno i soggetti privati a fronte delle pubbliche amministrazioni è che, come dire, il fattore tempo sia poco rilevante nella condotta delle amministrazioni, mentre il fattore tempo per chi svolge le attività, per i privati, soprattutto per chi svolge attività economiche, è estremamente importante, e quindi che le amministrazioni prendano in fretta le loro decisioni è estremamente importante. Le amministrazioni spesso sono sovraccaricate da troppe responsabilità, da responsabilità imprecise, dal rischio di responsabilità per decisioni difficili da prendere in presenza di norme contraddittorie, problemi ulteriori che derivano dal coordinamento fra le amministrazioni, dal difficile riparto delle competenze fra Stato ed enti locali, problemi particolari che derivano da alcuni interessi che quelli che chiamiamo gli interessi sensibili o gli interessi particolarmente protetti, come quelli della tutela dell'ambiente o dei beni culturali, che spesso risulta difficile, coordinare con quelli, con gli altri interessi pubblici, e quindi un quadro di complicazione. Come interviene la legge, e come intervengono i decreti legislativi su tutte queste materie? Essenzialmente con le norme contenute nei primi articoli della legge, come vi dicevo, innanzitutto con un obiettivo di digitalizzazione, di questo vi ho già accennato, le previsioni che intervengono sul codice dell'amministrazione digitale per promuovere, come dire, per far sì che dal punto di vista delle nuove tecnologie le amministrazioni pubbliche siano un fattore di sviluppo e non, come vengono spesso percepite, un fattore di freno. Poi abbiamo la disciplina della conferenza di servizi. La conferenza di servizi, come sapete, è stata introdotta nel 1990 con la legge 241 e nel 1990 era un'idea estremamente originale, estremamente buona, da parte del legislatore, che introdusse questa misura di semplificazione sostituendo la struttura sequenziale del procedimento amministrativo con delle riunioni fra le amministrazioni in modo da concentrare le diverse fasi procedimentali. Era una riforma molto buona che però ha avuto due problemi. Il primo è la difficoltà nella gestione, nel funzionamento concreto delle conferenze di servizi, soprattutto in presenza di procedimenti particolarmente complicati, e quindi da qui il progressivo arricchimento, appesantimento delle norme contenute negli articoli 14 e seguenti della legge 241, che è diventata un po' una legge nella legge. Nell'ambito della legge 241, all'articolo 14 sono aggiunte tutti gli articoli successivi, con continui interventi che servivano, continui ritocchi alla disciplina che servivano a risolvere l'uno o l'altro problema: il calcolo delle maggioranze, le modalità di decisione, le modalità di convocazione, la partecipazione dei privati, la conferenza di servizi in determinati settori particolarmente complessi o per determinati tipi di procedimenti o di decisioni da prendere. L'altro problema è che questa idea di sostituire la struttura sequenziale del procedimento con una o più riunioni era un'ottima idea del 1990, non era più una grande idea con le prospettive, con le possibilità che offre oggi la tecnologia. E come dicevo prima, l'idea di digitalizzazione è particolarmente forte nella nuova disciplina della conferenza dei servizi. Allora, come si è intervenuti? Si è intervenuti con il decreto che riscrive tutti gli articoli 14 e seguenti, quindi, come dire, riordina nel complesso la disciplina della conferenza dei servizi, superando quindi quell'approccio di ritocchi continui che poi difficilmente si coordinavano con la disciplina preesistente, ma questa disciplina è stata interamente riscritta, e sulla base dell'idea che
Oggi con gli strumenti come lo scambio di documenti per posta elettronica, con la possibilità di comunicare a distanza, di scambiarsi documenti con i vari software che tutti conosciamo, Dropbox e simili, non è più necessario fare le riunioni né in presenza né a distanza in videoconferenza, perché soprattutto quando la conferenza di servizi serve a risolvere e a svolgere procedimenti relativamente semplici, probabilmente non c'è neanche bisogno di fare delle riunioni, ma basta scambiarsi dei documenti. O delle osservazioni, e questo è un po' il principio su cui si basa la disciplina attuale della conferenza di servizi, che normalmente si svolge in modalità asincrona, cioè si svolge senza bisogno che tutte le parti, che tutti i soggetti che partecipano alla conferenza di servizi siano compresenti nello stesso momento, né in presenza né a distanza, cioè non c'è neanche bisogno di fare effettivamente le riunioni, ma come dire, lo scambio di osservazioni e documenti può avvenire anche a distanza. Questa è la conferenza di servizi, appunto, semplificata, che dovrebbe essere la regola per tutti i procedimenti in cui non c'è bisogno di svolgere effettivamente delle riunioni. Quando invece il procedimento è particolarmente complesso o quando con questa conferenza semplificata non si riesce ad arrivare ad una soluzione accettabile per le diverse parti, allora si procede alla conferenza di servizi simultanea, che è quella che si svolge invece in modalità sincrona, cioè con tutti i soggetti interessati che sono effettivamente compresenti in presenza fisica o a distanza per discutere insieme. La nuova disciplina poi affronta tutti gli altri problemi, quello della convocazione, quello del chi decide alla fine, chi adotta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, quello delle conferenze per determinati tipi di opere pubbliche, quello della conferenza preliminare su dei progetti ancora in stato non molto avanzato, quello della tutela degli interessi sensibili e quindi della possibilità di ricorrere o di chiedere un ripensamento sulla determinazione adottata in esito alla conferenza dei servizi. Tutte queste cose saranno oggetto di uno dei prossimi seminari, quindi non mi ci concentro per il momento. Un altro istituto di semplificazione importante, che in qualche modo si lega a quello della conferenza di servizi, è quello del silenzio assenso tra amministrazioni. Si lega perché ci può essere un problema di confine, che credo esaminerete in uno dei prossimi seminari, fra il silenzio assenso tra amministrazioni e la possibilità e invece l'attivazione del meccanismo della conferenza di servizi. Questa norma sul silenzio assenso tra amministrazioni serve ovviamente a far sì che l'inerzia di un'amministrazione non determini il blocco di determinati procedimenti. Questo avviene innanzitutto fra le amministrazioni statali. Fra le amministrazioni statali succede continuamente che un decreto debba essere adottato di concerto fra diversi ministri o fra diversi ministeri, che serva un'intesa con un'altra amministrazione, eccetera, e molto spesso c'è un'amministrazione che, anche magari per ragioni di tempo, ovviamente tutte queste cose devono, tutti questi problemi a cui si sta cercando di rimediare dipendono in buona parte da ragioni reali, da carenze di personale e quant'altro. Naturalmente rimediare alla carenza di personale non è facile, o comunque servono risorse, ed è un'altra parte della manovra. Anzi, in realtà non è una parte, come dire, quello del reclutamento e dei profili finanziari non è una materia oggetto della legge Madia, che è una legge che ha dovuto essere scritta senza nuovi oneri, quindi a parità di risorse date. Naturalmente, quindi, molti di questi problemi non si possono risolvere se non con
adeguando le dotazioni di personale, però molte cose si possono fare coordinando in modo da utilizzare meglio il personale esistente. Ecco, il silenzio assenso serve in qualche modo anche a costringere le amministrazioni a concentrarsi sui termini, sulle scadenze o sulle cose importanti. Il silenzio assenso tra amministrazioni quindi serve in qualche modo, come è nella struttura del silenzio assenso, a imputare determinati effetti al fatto che una certa amministrazione non si sia pronunciata entro un certo termine in un procedimento. L'idea iniziale era di restringere questo meccanismo alle amministrazioni dello Stato, poi nel corso del processo legislativo questo meccanismo è stato esteso anche in generale ai rapporti fra le amministrazioni pubbliche e questo appunto crea un po' qualche problema di coordinamento con la conferenza di servizi. Il silenzio assenso fra amministrazioni concettualmente è un'idea molto semplice, nei fatti ha moltissimi problemi applicativi, sia su quali sono le amministrazioni che vi rientrano, il cui silenzio debba essere interpretato come assenso, sia su quali sono i procedimenti a cui si applica, cioè quali tipi di atti si applica il silenzio assenso, sia relativamente alle modalità di funzionamento concreto, per esempio chi deve firmare poi il provvedimento, se comunque la firma del soggetto il cui assenso si presume sia necessario e così via. Per questa ragione, per risolvere tutti questi problemi applicativi, sono stati circa un anno fa è stato posto un quesito molto ampio dal Ministro della Funzione Pubblica, è stato posto un quesito al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ha redatto un ampio parere con cui risolve tutti questi problemi applicativi di cui parlerete in uno dei prossimi seminari. Un'altra misura fondamentale a cui credo sia dedicato un altro dei prossimi seminari è quello che a mio parere è forse la misura più importante contenuta nella legge Madia, cioè l'intervento sui regimi amministrativi delle attività private e quindi i cosiddetti decreti Scia 1 e Scia 2, ma riduttivamente così chiamati perché non parlano soltanto della segnalazione certificata di inizio attività e neanche soltanto del silenzio assenso, ma parlano in generale dei regimi amministrativi a cui sono soggette le attività private. Anche qui il punto di partenza sono le due norme degli articoli 19 e 20 della legge 241, due norme che erano delle ottime idee nel 1990, quando si pensò di stabilire che per molte autorizzazioni il decorso del termine del procedimento equivalesse al provvedimento espresso e che in altri casi, i casi di SCIA, fosse possibile addirittura eliminare il potere di autorizzazione per sostituirlo con una dichiarazione del privato ed un controllo, quindi un potere di controllo da parte delle amministrazioni. Questi due meccanismi hanno sempre funzionato con difficoltà o hanno funzionato soprattutto quando c'erano delle discipline speciali che applicavano questi meccanismi, per esempio in materia di commercio, in materia di edilizia. La difficoltà che questi due meccanismi avevano diversi problemi, ma il problema fondamentale era che per il modo in cui, anche qui, le diverse modifiche successive hanno disegnato la disciplina, questi articoli 19 e 20 sono stati continuamente più volte modificati dal legislatore con l'obiettivo di ampliarne il più possibile l'ambito di applicazione. Quindi la formulazione degli articoli 19 e 20 che vi era fino all'anno scorso era una formulazione molto ampia in cui sostanzialmente la regola era la regola era quella della SCIA, quando non si applica la SCIA si applica il silenzio assenso, che è quindi già un'eccezione, e l'autorizzazione espressa era un'eccezione rispetto alla regola del silenzio assenso. Il problema era che sia la regola che le eccezioni erano formulate in modo estremamente ampio e quindi era una norma piena, erano norme
piene di clausole generali, e quando una norma è piena di clausole generali è estremamente difficile applicarla nel caso concreto e capire quando si applicava la SCIA, quando si applicava il silenzio assenso, quando serviva l'autorizzazione espressa. L'unico modo per risolvere in modo risolutivo questo problema era un lavoro molto faticoso di individuazione caso per caso, attività per attività, di quale fosse il regime amministrativo applicabile, quindi se applicare a quali attività applicare il silenzio assenso, a quali applicare la SCIA, a quali applicare una mera dichiarazione o qualcosa del genere, quali attività fossero totalmente libere e quali all'opposto fossero ancora soggette all'autorizzazione espressa. Questo lavoro è stato fatto con i due decreti legislativi 126 e 222 del 2016, se non ricordo male, i quali hanno fatto il decreto 126, ha introdotto alcune modifiche nella legge 241 anche per correggere qualche altro problema. Il decreto 222 ha effettivamente operato la ricognizione non dei procedimenti amministrativi, ma delle attività soggette a controllo amministrativo, perché la logica era, diciamo, il tentativo è stato quello di mettersi nella logica di chi deve avviare, o nella prospettiva di chi deve avviare una certa attività, e quindi definire il regime amministrativo, il tipo di controllo preventivo successivo applicabile. Naturalmente il decreto 126 serviva, come dicevo, anche a risolvere qualche altro problema, il principale dei quali era quello dell'assoggettamento della stessa attività a diversi regimi amministrativi. Per esempio, una certa attività commerciale era soggetta teoricamente a SCIA, però poi magari serviva un'altra SCIA oppure un'autorizzazione amministrativa perché si trattava di commerciare qualche bene particolare che richiedeva un altro tipo di controllo amministrativo, magari da parte dell'attività di pubblica sicurezza o dell'autorità sanitaria. E allora, per questo trovate sia ormai nella legge 241, sia nelle tabelle allegate al decreto 222, delle forme di concentrazione di regimi amministrativi che in qualche modo fanno sì che il regime più pesante assorba quello più leggero. Nella legge ci sono poi, ecco, questi sono gli istituti fondamentali di semplificazione, che come vedete sono anche un po' istituti di liberalizzazione. Come vi dicevo, c'è un po' l'idea di favorire l'iniziativa economica privata, e fra i criteri della delega in base alla quale sono stati adottati questi due decreti legislativi, c'era anche il riferimento ai principi della direttiva servizi, che vanno nel senso della riduzione delle autorizzazioni a casi in cui vi è un'esigenza imperativa di interesse generale. Nella legge ci sono anche delle ulteriori forme di semplificazione, c'è una norma che prevedeva un regolamento per l'accelerazione di alcuni procedimenti volti alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi. Questo regolamento è stato adottato, poi ci sono appunto le norme in materia di autotutela, di semplificazioni organizzative in materia di trasparenza amministrativa, di cui ho già accennato, ma direi gli istituti fondamentali sono quelli di cui vi ho detto finora e che saranno approfonditi nei prossimi seminari, quindi mi fermerei qui e non so a chi dare la parola. Ecco, va bene, allora rispondiamo noi. Va bene. Allora, salutiamo buongiorno. Diciamo, io procederei con il secondo intervento sulla base della panoramica del professor Mattarella e
Risponderei poi a alcune domande, come vedrete, già risponderò nelle esposizioni e poi alla fine quelle che non abbiamo risposto ci concentriamo, troveranno una risposta, diciamo, nell'ultimo quarto d'ora dedicato alle domande. Il professor Mattarella, che ha coordinato le attività di impianto della riforma, ha fornito, diciamo, uno scenario. Io vorrei, diciamo, in questa prima giornata del webinar, dedicare una riflessione anche un poco più operativa alle ragioni dei diversi interventi di riforma che il professor Mattarella ha già richiamato. Un momento che devo trovare il modo per andare avanti, eccolo, trovato. Allora, qui vediamo i principali istituti che il professor Mattarella ha già richiamato: conferenze di servizi, scia unica, scia e concentrazione di regimi, silenzio assenso tra amministrazioni, modulistica unica. Oggi approvate le norme. Si apre la fase più impegnativa, che è quella dell'implementazione, perché noi sappiamo che spesso nel tempo norme anche importanti hanno trovato criticità e difficoltà nell'implementazione. Per questo abbiamo costruito e messo in campo un percorso di sensibilizzazione rivolto al personale delle pubbliche amministrazioni. Mi dicono che le slide non si vedono. Certamente sarà possibile ricevere, staranno sul sito. Benissimo, adesso dice che si vedono. Allora, vi dicevo. Questi webinar, insieme ad altri strumenti, che poi un help desk rivolto alle amministrazioni, momenti di incontro e di approfondimento a distanza e in presenza, hanno l'intento di assicurare un percorso di sensibilizzazione, di cui l'itinerario, diciamo, di questo webinar per il quale vi ringrazio molto di aver scelto di partecipare e spero che proseguirete, diciamo, nel percorso che vogliamo costruire insieme, sia attraverso il webinar, sia attraverso l'helpdesk che è attivo presso l'ufficio per la semplificazione, sia attraverso la costruzione di FAQ, la messa anche in comune delle esperienze e dei modelli organizzativi. Allora, come diceva il professor Mattarella, la conferenza dei servizi affronta quello che è un nodo cruciale per lo sviluppo e la crescita dell'Italia, e cioè quello della lentezza delle decisioni pubbliche e in particolare dei tempi lunghi e incerti per acquisire le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di opere pubbliche o all'avvio di attività di impresa. Conosciamo tutti tante storie di complicazioni, di opere pubbliche incompiute e via dicendo. Ecco, la conferenza dei servizi affronta questo problema. Una ricerca recente, prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, ha evidenziato che la conferenza dei servizi era più spesso il luogo nel quale i nodi emergevano e si aggrovigliavano che non quello in cui si risolvevano. Quindi, abbiamo avviato in collaborazione con le regioni,
con l'ANCI, con i rappresentanti dell'ANCI e anche attraverso interviste ad operatori, un lavoro e il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, un lavoro per individuare quali erano i più grossi problemi da affrontare e quindi le soluzioni. Io penso che sia utile riportare questa analisi dei problemi della previgente disciplina perché ci aiuta a capire meglio la ratio delle norme che oggi sono diventate legge. Allora, il primo problema era quello di una grande difficoltà di svolgere un numero elevato di conferenze con le riunioni. Nel senso che tra il 90 e il 2015 e il 2016 era molto cresciuta anche nella disciplina di settore. Il riferimento all'utilizzo dello strumento della conferenza di servizi. Questo significava che, almeno sulla carta, si sarebbero dovute svolgere milioni di riunioni ogni anno e ovviamente questo era diciamo insostenibile, diciamo, per le amministrazioni, quindi un istituto che era nato con l'obiettivo di semplificare diventava un elemento di appesantimento anche in considerazione della grande farraginosità dei meccanismi di convocazione della conferenza dei servizi. Vi ricordate? Tutto un meccanismo di corsa a ostacoli, se pensiamo alla previgente legge 241, che presupponeva un accordo tra amministrazioni, la possibilità di chiedere il rinvio e di rifissare la data. Quindi era un meccanismo che solo per convocare la riunione era farraginoso e defaticante. Dopodiché, in molti casi le conferenze andavano deserte per la mancata partecipazione delle amministrazioni coinvolte, perché ovviamente amministrazioni che dovevano partecipare, non era solo cattiva volontà, ma amministrazioni che dovevano partecipare a centinaia di conferenze su tutto il territorio, avevano certamente, facevano fatica a, diciamo, e quindi si innescava questo meccanismo di rinvio sine die. Il fenomeno ancora della mancata espressione del parere da parte delle amministrazioni coinvolte, quindi dopo tutto questo iter complesso, poteva accadere che l'amministrazione si presentasse magari con una pluralità di rappresentanti o senza esprimere il parere. Ulteriore problema era rappresentato dall'assenza di proporzionalità, nel senso che diciamo, la costruzione di un impatto di un, diciamo, di un impianto complesso aveva la stessa disciplina che era prevista, ad esempio, per un intervento molto semplice, l'acquisizione di un'autorizzazione paesaggistica di lieve entità o un altro intervento, diciamo, più banale. Tutto questo innescava fenomeni di rinvio sine die e tempi molto lunghi di conclusione delle conferenze. Ancora da questo si arrivava a un fenomeno diffuso di scarsa applicazione dell'istituto della conferenza e di rinuncia alla convocazione della conferenza dei servizi, considerata inefficace a garantire la conclusione del procedimento dei termini previsti e in molti casi era più semplice per le amministrazioni,
chiedere all'interessato, al privato, di presentare la documentazione. Questo, quindi la criticità del passato, anche espressa dall'utenza, dalle associazioni imprenditoriali, ma dalle stesse amministrazioni pubbliche che erano vittime della lentezza delle conferenze di servizi, che avevano un iter spesso defaticante, diciamo, ha creato un meccanismo per cui la conferenza di servizi è stata ritoccata molte volte, ma senza, diciamo, ottenere risultati significativi. A questo punto io vorrei rapidamente illustrare le principali novità del nuovo modello. Ho visto che ci sono alcune domande specifiche diciamo, a cui daremo una risposta nella parte finale e nei successivi seminari, perché questo è un momento introduttivo che serve a capire quali sono i motivi e quali sono le ragioni di fondo della riforma che poi ci consentono anche di affrontare il dettaglio. La prima novità è la conferenza semplificata senza riunione, lo diceva già il professor Mattarella, diventa la modalità ordinaria. Diceva in una delle colleghe, una delle domande che ho visto scorrere, una collega chiedeva: ma non è la stessa cosa della richiesta, della vecchia richiesta dei pareri, con il silenzio assenso? Non è la stessa cosa perché, diciamo, c'è per una pluralità di amministrazioni un termine predeterminato entro il quale devono arrivare gli atti d'assenso. E se è un termine perentorio, se non arrivano entro quel termine, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione. Quindi la conferenza dei servizi si dematerializza, tra virgolette, diciamo, la forma semplificata. Diciamo, con modalità per email, per PEC, attraverso l'uso delle piattaforme telematiche, diventa la modalità ordinaria. E quindi la conferenza simultanea con la riunione è prevista solo nei casi in cui è strettamente necessaria, tassativamente individuati dalla legge, che sono i progetti particolarmente complessi, i casi in cui c'è un dissenso, perché è ovvio che se c'è un dissenso con indicazioni o un assenso con prescrizioni che richiedono una modifica del progetto, è bene mettersi intorno a un tavolo per trovare una soluzione su cui convergere. E quindi questo è uno di quei casi in cui la riunione serve, così come, e ci tornerò un attimo dopo, visto che ci sono alcune domande sul tema, nel caso di procedimenti ambientali. Quindi, questa è il nuovo modello di conferenza, la conferenza semplificata e ordinaria. Secondo, ci sono termini certi e vengono tagliati i tempi morti e i meccanismi di convocazione infernali della previgente conferenza. E chi tiene, diciamo, il pallino in mano, per usare questa espressione, è l'amministrazione procedente. Cioè, è l'amministrazione procedente che indica le scadenze, che indica qual è diciamo, la data entro la quale devono arrivare gli atti di assenso, qual è
la data eventuale per la conferenza simultanea, che è sempre, scusate che c'era un rumore di fondo. Allora, dicevo, conferenza, per evitare tutta la lungaggine dei meccanismi di convocazione, è previsto che quando è convocata, la conferenza semplificata, venga comunque indicata una data entro 10 giorni dalla scadenza nella quale l'eventuale riunione si svolge, e cioè nel caso in cui ci sia un assenso o un dissenso con prescrizioni, non è che si ricomincia da capo tutta la giostra per riconvocare una riunione. La riunione è già definita. Tutto questo, ho visto che alcune domande segnalano i problemi della scarsità di personale e della difficoltà a gestire adempimenti sempre più complessi. È indubbio, che questo è uno dei problemi dell'amministrazione. La nuova disciplina della conferenza di servizi però si muove in una logica di proporzionalità e di alleggerimento, nel senso che meno riunioni, il meno possibile, e quindi meccanismi più leggeri, e le riunioni si fanno solo quando sono strettamente necessari. In questo modo viene alleggerito il lavoro per le attività più ordinarie, e c'è la possibilità di concentrare le risorse che sono sicuramente, nelle attività più complesse. Dicevo, i termini certi noi abbiamo finalmente dei termini certi, perché appunto il termine dell'integrazione documentale è un termine perentorio, il termine per il rilascio degli assensi è un termine perentorio. Quindi il silenzio assenso è un elemento fondamentale, l'ho visto anche in alcune. In molte domande che sono già arrivate, è l'elemento chiave della nuova disciplina, perché la mancata comunicazione di una determinazione, oppure la comunicazione priva dei requisiti, decorso il termine del assegnato per rendere gli assensi, l'amministrazione procedente è tenuta a procedere, cioè il silenzio dell'amministrazione interpellata che rimane inerte non ha più l'effetto di bloccare, di paralizzare, ma è, come dice il parere del Consiglio di Stato che il professor Mattarella ha citato, è equiparato ope legis ad un atto di assenza. Un'altra novità è rappresentata, è costituita dal rappresentante unico. Nella conferenza semplificata partecipano tutti i soggetti interessati. Nella conferenza simultanea, quella che si fa per i progetti complessi, nei casi di dissenso o, per esempio, per la via regionale, tutte le amministrazioni dello Stato sono rappresentate da un unico rappresentante, che è l'unico soggetto a esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione di tutte le amministrazioni rappresentate. La
Questo vale ovviamente anche per le regioni e gli enti locali. Questa è un'altra novità importante, è un'altra novità importante. Un aspetto rilevante che ho visto richiamate anche nelle domande è quello della VIA, della nuova disciplina sulla VIA regionale. Poi vedremo, è in corso il recepimento della nuova direttiva VIA, vedremo come si assesterà definitivamente il testo. Qui noi abbiamo fatto un lavoro che ha analizzato le criticità nella gestione delle conferenze di servizi di VIA a livello regionale e ha individuato alcune best practices in alcune regioni che avevano riunificato in un'unica conferenza la VIA con tutti gli altri atti d'assenso necessari. In questo modo queste esperienze hanno affrontato due problemi di fondo. Il primo è quello che hanno ridotto fortemente i tempi per tutte le autorizzazioni che erano necessarie. Il secondo, che hanno evitato il problema diffuso delle prescrizioni contrapposte. E cioè, io prima faccio la via, poi dopo devo fare le altre autorizzazioni, ad esempio in sede di autorizzazione paesaggistica, di permesso di costruire o di altro, mi vengono date delle prescrizioni. A quel punto la mia via precedente deve essere modificata e quindi diventa un cane che diciamo, che si morde la coda, un gioco dell'oca che torna sempre al via. Quindi diciamo, noi abbiamo trasformato questa best practices in legge regionale. Sappiamo bene che questa forse è l'aspetto più complesso della nuova disciplina, che richiede, che non si può risolvere scaricando sull'ufficio che gestisce la VIA un mare di nuove competenze. Si tratta di adottare tutte le misure organizzative di coinvolgimento degli uffici interessati, di rafforzamento degli uffici necessarie a rendere efficace questa nuova disciplina. Conferenze di servizi e SCIA. E diciamo silenzio assenso. La riforma, come ha ricordato il professor Mattarella, è diciamo una costituisce un quadro organico, la VIA e i decreti legislativi, la conferenza di servizi, i decreti legislativi in materia di segnalazione certificata, di inizio attività, di individuazione tassativa dei regimi e di standardizzazione e semplificazione della modulistica rappresentano un quadro organico insieme al silenzio assenso tra amministrazioni. Io in questa prima vorrei, diciamo, giornata introduttiva, vorrei rapidamente fare cenno anche ai problemi riguardanti, ai problemi che abbiamo voluto affrontare con gli altri decreti legislativi. Anche perché questa è una. Poi saremo a disposizione con Andrea Sini e con tutta la squadra che gestisce l'help desk, che risponde alle domande delle amministrazioni, anche per rispondere a tutte le domande che ho visto via via scorrere.
sapendo che poi, diciamo, questa di oggi è una giornata introduttiva che voleva condensare le ragioni di un intervento complessivo e poi, proprio per rispondere alle vostre esigenze, ci saranno approfondimento, conferenze di servizi, concentrazione dei regimi, silenzio assenso tra amministrazioni. E qui giustamente alcuni colleghi hanno messo in evidenza la necessità di fare approfondimenti anche diversificati in relazione a edilizia e a attività produttive. Questo in parte lo faremo nei prossimi approfondimenti, anche perché sia quella delle attività produttive che quella dell'edilizia sono delle discipline così rilevanti e pervasive che sono elementi fondamentali. Dopodiché possiamo organizzare, fatto questo ciclo di incontri generali, ma già a partire dal mese di giugno, dei webinar più specializzati per gli operatori dell'edilizia, quelli dei SUAP, eccetera. Ora, dicevo, quindi in questa fase, diciamo, diamo un quadro generale. I problemi, quali erano i problemi da affrontare? Adempimenti e procedure differenziate tra comune e comune. Questo era uno dei principali problemi che ci è stato segnalato dalle consultazioni dei cittadini, quindi la modulistica differenziata, i troppi soggetti pubblici a cui rivolgersi, il fatto che è vero che poteva bastare un click con una scia, però poi a quella scia andavano allegati tanti documenti e atti di assenso. Anche qui, nel corso del tempo, la scia ha, diciamo, preso piede, si è molto esteso come regime amministrativo e quindi si è posto il problema di avere spesso molti atti d'assenso presupposti. Quindi ecco qui, diciamo, le finalità dei nuovi decreti, procedure uniformi a livello nazionale, ferme restando i livelli essenziali delle prestazioni, il rafforzamento del principio dello sportello unico, già da tempo esistente del nostro ordinamento, la modulistica unificata, il principio che la pubblica amministrazione chiede una volta sola le stesse informazioni e quindi, diciamo, l'introduzione della scia unica, cioè della concentrazione di più segnalazioni e della cosiddetta scia condizionata, cioè quando per lo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta una scia sono necessari altri atti di assenso e quindi la convocazione di una conferenza di servizi, gli obblighi di pubblicazione e il divieto di chiedere documentazione diversa da quella pubblicata. Il 4 maggio abbiamo stipulato, sancito in conferenza unificata un accordo con la modulistica più diffusa per quanto riguarda le attività commerciali, la notifica sanitaria e la modulistica edilizia. Sta proseguendo sempre in collaborazione con le regioni, i comuni, il lavoro sulla modulistica. Quindi, diciamo, approfondiremo nei prossimi incontri diciamo, i singoli aspetti. Quello che vorrei sottolineare in conclusione è che, diciamo, diceva il professor Mattarella, è una manutenzione straordinaria.
La conferenza dei servizi è stata modificata 11 volte senza risultati tangibili. Siamo alla dodicesima. Molti sono stati gli interventi sulla SCIA, sullo sportello unico. Quello che per noi può fare la differenza rispetto al passato è l'impegno sistematico, tenace per l'attuazione. E questo è il senso di questo webinar di oggi e degli altri che seguiranno. Qui noi sul nostro sito www.italiasemplice.gov trovate le guide, trovate le FAQ, e diciamo, a questo numero di telefono troverete l'help desk per parlare con i nostri esperti, per leggere insieme e comprendere insieme le norme. Ovviamente l'attuazione di queste nuove norme richiede l'adozione di misure organizzative, richiede una capacità, qualcuno diceva, forse qualche domanda diceva, ma invece di parlare delle criticità di prima, parliamo delle criticità di adesso. Certamente, prima magari è utile comprendere la ratio delle nuove norme, perché a volte è faticoso confrontarsi con innovazioni abbastanza profonde. Naturalmente, è chiaro che vogliamo affrontare le criticità della nuova conferenza, quindi sto già rispondendo a qualche domanda. È chiaro che vogliamo affrontare diciamo, le vogliamo affrontare insieme, perché individuare le criticità vuol dire anche, e con le FAQ, con il lavoro di questi mesi abbiamo cominciato a farlo, e vedrete che diciamo, nei prossimi webinar troverete approfondimenti che fanno tesoro diciamo, delle esperienze, quindi, diciamo, e delle centinaia di domande che abbiamo ricevuto e a cui abbiamo dato prime risposte. Vorrei in conclusione dare qualche dato che viene dal monitoraggio della prima attuazione delle conferenze. In un campione, poi li vedrete meglio nelle slide, in un campione di 25 comuni che hanno utilizzato la conferenza dei servizi, emergono due cose. Il successo della conferenza semplificata, ancora più evidente nell'esperienza della Sardegna, che prima vi ho fatto vedere con la piattaforma telematica. Quindi la maggior parte, oltre l'80%, in Sardegna addirittura il 96% delle conferenze si svolgono in modalità semplificata asincrona, e l'altro aspetto che ci viene dal colloquio con gli operatori è, diciamo, l'efficacia del silenzio assenso tra amministrazioni. Quindi, l'impegno diciamo, nell'implementazione, testimoniato anche dal percorso di questo webinar, quindi collaborazione, ruolo del personale, collaborazione tra governo, regioni e enti locali, il monitoraggio sistematico dell'attuazione, possono fare la differenza. Qui vedete i prossimi appuntamenti dei webinar e siamo a disposizione ora per rispondere a alcune delle domande, ma anche tutti i giorni attraverso l'help desk. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Adesso vediamo di rispondere, diciamo, a un primo pacchetto di domande e poi continueremo diciamo, con i prossimi approfondimenti. Chiedo al consigliere Andrea Simi, che terrà il prossimo seminario sulla conferenza dei servizi,
Allora, do subito la parola a Andrea Simi. Dunque, abbiamo ricevuto una serie di domande, molte delle quali, almeno quelle alle prime, vertono su aspetti organizzativi e di carattere generale, quindi non vertono sugli aspetti, diciamo così, giuridici di questa riforma. Comincio dall'inizio, cioè in ordine di posizione delle domande. Mi si chiede se non sarebbe opportuno intervenire nella riqualificazione e con una rotazione specifica all'interno dei dipendenti, magari responsabilizzandoli. Non c'è ombra di dubbio che una politica di questo tipo sarebbe una politica utile, ma si tratta appunto di provvedimenti di carattere organizzativo in relazione. Scusate, si sente adesso? Si può girare un pochino la Allora, telecamera per inquadrare il relatore? mi avvicino. Meglio? Meglio? Ecco, giro in modo che. Ecco, mi vedete? Perfetto, Mi grazie. Perfetto, vedete? grazie. Grazie. Allora. Quindi si chiede se sarebbe opportuno prendere una serie di provvedimenti di carattere organizzativo e non c'è dubbio, questo è la legge pone dei nuovi principi e chiaramente postula che poi ci siano degli adempimenti di tipo organizzativo. Poi si chiede che se è normale che noi VU per stilare una relazione sulle performance impieghi 3 anni. Evidentemente questa è una domanda retorica, non solo non è normale, quello che posso dire è che sicuramente c'è stata una sottovalutazione molto forte del ruolo degli OIV da parte delle amministrazioni e che questo sicuramente inficia in gran parte gli intenti originari della riforma del 2009, della cosiddetta riforma Brunetta e che intanto qui non è molto chiaro se si tratta del piano, della performance o della relazione. Si dice relazione, quindi la relazione è quella che viene dopo, per verificare l'attuazione del piano. Certo che se il piano non è chiaro, se gli obiettivi collettivi e individuali non sono chiaramente definiti, è molto difficile poi che l'OIV riesca a fare bene il suo lavoro. Anche qui però il compito è di maturare una cultura all'interno delle amministrazioni per poter adottare i provvedimenti più opportuni. Questo copre anche la domanda che dice semplificare anche questi aspetti con criteri metodiche e tempi certi, pena sanzioni pecuniari, non sarebbe più opportuno. Lo so, ma se si vuole che una relazione sulla performance sia fatta per tempo e sia esauriente, e sia, diciamo, funzioni per identificare il rendimento delle strutture e delle persone, è necessario che i piani della performance siano ben scritti e ben fatti, e questo ci riporta, come appunto il gioco dell'oca all'inizio. Un'altra domanda di tipo organizzativo, è quella, anche questa è più che una domanda, è una constatazione. Il problema è che il personale diventa sempre meno e con adempimenti moltiplicati. Basta guardare il volume di un permesso di costruire degli anni 60-70 rispetto a quello odierno. Ma è vero, non c'è dubbio, ma il mondo è cambiato. Negli anni 60-70 avevamo la legge Ponte, avevamo i piani regolatori qualche volta sì, qualche volta no. Ora è tutto diverso. Ora siamo in un mondo che è iperregolato, è vero, sicuramente l'iperregolazione quando non è molto chiara è un male, ma dobbiamo rassegnarci a questa idea. Basti pensare anche all'impatto delle regole europee sull'ordinamento italiano e a quanti obblighi da queste derivano. Quindi di questo dobbiamo in qualche modo fare necessità e virtù. Il legislatore per parte sua dovrebbe sicuramente porsi il problema di non sovraccaricare di adempimenti e di esigenze
e di lavoro, diciamo così, inutile e dispersivo i soggetti e di dare delle indicazioni chiare anche sulle modalità delle decisioni, eccetera. Questo purtroppo è stato tentato più volte. Più volte però gli interventi legislativi successivi hanno confuso le acque anziché chiarirle. Si dice che se la conferenza di servizi asincrona non è uguale alla vecchia richiesta di parere, con la sola differenza eventualmente del silenzio assenso. E no, non è la stessa cosa. È vero che la differenza principale è la formazione di quello che chiamiamo silenzio presunto, silenzio senza osservazioni, ma è silenzio che poi comporta la responsabilità di chi è stato zitto. Questo va ricordato. Ma è anche vero che la grande differenza è che c'è una catena di termini perentori adesso. Ricorrere in via generalizzata, come forma generale del procedimento, alla conferenza di servizi asincrona significa porre le amministrazioni di fronte alla necessità di pronunciarsi appena che il loro assenso sia presunto, sia sollevata da ogni responsabilità l'amministrazione procedente e sia caricata di tutte le responsabilità inerenti al silenzio l'amministrazione che ha taciuto. Questo è un punto, direi, chiave, non un punto di passaggio, è uno degli snodi della riforma, perché la perentorietà dei termini e la presunzione di assenso sono le chiavi attraverso le quali si cerca di arrivare a decisione. È vero che rimangono altri termini che hanno natura ordinatoria nell'ambito di questi sottoposti a conferenza di servizi, però è anche vero che questi termini possono allungare leggermente i procedimenti, ma non possono inficiare tutta questa diciamo, concentrazione della fase. Ho una richiesta non molto chiara. Si possono evidenziare le principali criticità della conferenza dei servizi anche dopo la riforma? Beh, certo, magari, anche perché c'è la possibilità di fare dei correttivi, dei decreti correttivi e integrativi. Quindi è ovvio che sì. Naturalmente, chi ha scritto questa legge pensa di aver scritto la migliore legge possibile nelle condizioni date, ma è ovvio che il legislatore, alla prova dell'esperienza, può sempre correggere il tutto. C'è una domanda sul rappresentante unico. Si dice crea problemi negli enti complessi, quali province e città metropolitana, con competenze specifiche tecniche. È in grado di affrontare riunioni nelle conferenze decisorie con problemi tecnici da affrontare e risolvere? Io direi che la figura del rappresentante unico è una figura che sicuramente in una certa misura è discutibile, ma non c'è dubbio che per quanto riguarda le province e le città metropolitane ci deve essere un solo rappresentante. Vogliamo mandare 20 uffici e questo rappresentante deve operare una sintesi preventiva delle posizioni degli uffici complessi e comunque può avere il supporto di altri che lo aiutino nell'ambito della conferenza decisoria a maturare una decisione nel confronto con le altre amministrazioni adeguatamente ragionevoli. Il punto è che rappresentante unico deve essere individuato attraverso delle regole che sono rimesse integralmente alle regioni e agli enti locali. Questo è un passaggio importante, quindi c'è una regola generale che riguarda le amministrazioni statali, ma c'è una regola da scrivere nell'ambito delle province, delle regioni, dei comuni, per la individuazione del rappresentante unico. Il che significa sicuramente la possibilità di intervenire. Ad esempio, quando si dice che le regioni per le regioni e per tutti gli enti a esse riconducibili, ovviamente questa formula riconducibili è una formula un tantino vaga.
E perché un tantino vaga? Proprio perché si è voluto lasciare alla regolazione regionale anche la possibilità di delimitare il perimetro degli enti rappresentati dalla presenza. Spero di essere stato chiaro. Sono un po' sorpreso da chi mi ha chiesto se in Sicilia sono applicabili queste norme. Ora capisco l'autonomia speciale, ma queste sono norme di una legge dello Stato. Ed è espressamente previsto nella legge che discipline diverse possano essere sicuramente emanate o mantenere vigenza nelle regioni, ma solo qualora introducano ulteriori elementi di semplificazione. Sì, capisco la questione dello statuto speciale, ma non credo che sia disapplicabile la regola generale da questo punto di vista. Una domanda molto che pone un problema oggettivamente molto complesso e sicuramente da valutare alla luce dell'esperienza, anche perché qui era sicuramente una giurisprudenza, è quella di chi mi chiede l'assenso per decorso del termine in conferenza dei servizi è annullabile con motivazione rafforzata dalla PA che non ha potuto partecipare alla conferenza o che si è dimenticata di partecipare. Allora, premesso che non riesco a vedere come sia stato possibile, non ha potuto per ragioni sue. Non ha potuto perché non è stata posta, perché se è chiaro che se non è stata convocata e doveva essere convocata ci possono essere dei problemi oggettivi. Ma l'annullabilità è, vorrei far notare che le nuove regole del 21 nonies, cioè sull'annullamento d'ufficio, dicono che il provvedimento amministrativo illegittimo, ai sensi dell'articolo 21 octies, e quindi legittimo per le tre votazioni con tutte le figure sintomatiche che scendono, può essere annullato d'ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico. Quindi bisogna che sia leso un interesse pubblico entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi, dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e quindi attraverso il silenzio assenso, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controdestinatari, da chi? Dall'organo che lo ha emanato. Chi emana il provvedimento autorizzatorio? L'esito della conferenza dei servizi? È un atto sicuramente complesso, ma che compete all'amministrazione precedente, quindi anche l'annullamento dovrebbe competere all'amministrazione precedente. Il silenzio è un atto, il silenzio assenso è un atto annullabile, avrei anche qualche dubbio. Comunque, è dall'organo che è emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. E inoltre rimangono ferme le responsabilità per l'atto adottato illegittimamente. Ora, è chiaro che questa disciplina circoscrive, è una disciplina di tutela, che è opportuno che resti, questa disciplina della tutela, ma circoscrive fortemente le facoltà di autotutela. Non si tratta semplicemente di annullare un atto viziato, ma si tratta di un atto viziato che leda in concreto il pubblico interesse, che sia revocato da chi lo ha emanato, e anche questo pone dei problemi. Come vedete, la questione è ancora da affinare nella giurisprudenza, ma io propendo per ritenere che sia molto improbabile che si possa, che chi è stato silente e quindi ha adottato, diciamo così, un assenso non condizionato,
possa invocare, a meno che non succedano sfracelli, non ci sia un rischio per la salute, per la tutela del paesaggio, eccetera, ma di estrema gravità, possa adottare un provvedimento del genere. E comunque bisogna vedere se lo può adottare questa amministrazione o lo deve adottare necessariamente, nel caso di specie, l'amministrazione che ha emanato il provvedimento finale, nel quale un tronco. Detto questo, alle prossime risponderemo per iscritto. No, volevo soltanto. Sì, nel prossimo webinar, il 22. C'è una cosa a cui mi preme dire fare un cenno, cioè il rappresentante unico equiparabile al delegato decisore. Beh, certo, il rappresentante unico è delegato ad esprimere univocamente e in modo chiaro una volontà, che è la volontà derivante dalla pesatura delle opinioni espresse dalle singole amministrazioni che egli rappresenta. Quindi lui deve operare una sintesi preventiva. Questa disciplina è molto chiara per quanto riguarda le amministrazioni statali, come ho detto prima, è rimessa a ulteriori interventi a livello. Ringrazio tutti, ringrazio il professor Mattarella, la dottoressa Silvia Paparo e il dottor Simi, che poi rivedremo anche nel prossimo webinar. Allora, ricordo a tutti che le domande anche alle quali non è stata data la risposta in questo momento verrà data successivamente, dunque non vi preoccupate, ne abbiamo preso nota. E se avete anche altre domande vi invito appunto a farle per iscritto via mail all'ufficio semplificazione. Ricordo a tutti che la registrazione più le slide saranno disponibili su Eventi PA, dove vi siete poi iscritti a questo webinar. È già attiva l'iscrizione per il 22 e nei giorni successivi saranno aperte anche le iscrizioni per i prossimi webinar. Allora, ringrazio tutti nuovamente e ci sentiamo il 22. Grazie ancora a tutti e buona giornata.